Buon pomeriggio lettori e lettrici, io sono Martina, oggi parliamo di Premio Strega. Buon pomeriggio, ben ritrovati sul mio canale o benvenuti. Oggi parliamo dei semifinalisti del Premio Strega di quest'anno, Premio Strega 2021. Se già mi conoscete, sapete che io di solito non seguo molto questo premio, in generale non seguo tanto i premi letterari. Un po' forse qualcuno straniero, sì, mi è capitato anche di seguire il premio Strega Europeo qualche anno fa, che ho trovato interessante. Il premio Strega in realtà non è mai stata una delle mie priorità, però quest'anno, quando sono stati annunciati i 12 semifinalisti, devo dirvi che mi sono incuriosita perché c'erano diversi titoli che richiamavano la mia attenzione e quindi stranamente quest'anno mi ritrovo un po' a seguire il premio. Nel video di oggi vi voglio quindi parlare un po' in generale di questi libri, i 12 semifinalisti, in attesa poi che vengano annunciati i 5 finalisti, cosa che avverrà il 10 giugno e poi vedremo che cosa succederà. Prima di tutto vi voglio fare una considerazione un po' generale, osservando questa dozzina di selezionati che sono stati scelti da un'iniziale selezione di più di 60 titoli, che era insomma un po' ridicola, forse un po' troppo abbondante come numero. Vedendo questa dozzina, ci sono alcuni aspetti che saltano subito all'occhio, come vedrete un po' da questa carrellata. Molti titoli si somigliano fra loro, ci sono tante tematiche affini, si parla molto di rapporti familiari, di rapporti tra fratelli, di rapporti tra genitori e figli. In alcuni casi sì, anche all'esterno, amicizie, ma principalmente il tema che accomuna la stragrande maggioranza di questi titoli è proprio la dinamica relazionale all'interno della famiglia. Non so se è un dato legato anche all'anno che abbiamo vissuto, al fatto che le relazioni sociali in qualche modo hanno subito una modifica, un cambiamento nel corso appunto di questi mesi, però è come se la letteratura italiana si fosse in qualche modo ripiegata un po' su se stessa, è ritornata su dei temi quasi un po' nido, i temi di casa, i temi della famiglia. Anche temi autobiografici, quindi è come se gli scrittori si fossero concentrati più su una dimensione interna, interiore, personale, più che esterna e relazionale, quindi una dimensione molto intima e quasi dimensione del ricordo. Questa è una considerazione appunto generale, anche perché, come vi dicevo, vedrete che alcuni temi si ripetono, alcuni sono molto interessanti. Trovo che ci sia poco spazio per altri che magari sarebbe il caso di cominciare a inserire all'interno di un premio così importante. Non ci sono affatto tematiche LGBT, per esempio, ma non solo, non si parla di tanti altri temi importanti, mentre ci si focalizza molto su questo aspetto della famiglia in generale. Poi c'è qualche eccezione, come vedremo. Io andrei abbastanza rapidamente, perché ci sono alcuni titoli che mi incuriosiscono in modo particolare e che ho letto o penso di leggere. Tre li ho già letti e quindi ve li presento in modo abbastanza rapido. Il primo è Borgo Sud di Donatella di Pietrantonio, che è il seguito dell'Arminuta, con cui l'autrice aveva già vinto il premio Campiello qualche anno fa. Un romanzo ambientato tra la Francia e poi la regione originaria della protagonista. Un romanzo che secondo molti parla di radici, di territorio, di ritorno all'infanzia, ai propri luoghi del cuore. Secondo me il tema principale di questo romanzo è l'abbandono, quindi queste altre mi sembrano proprio se tematiche secondarie. Ho parlato di questo romanzo in modo dettagliato nel mio wrap up di febbraio, vi lascio qui sopra il link così non ci dilunghiamo troppo nel video di oggi. Vi ho già parlato anche degli altri due libri che ho letto fra questi 12 semifinalisti, che vi faccio rivedere rapidamente, e si tratta di Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone e Il libro delle case di Andrea Baiani. Di entrambi vi ho parlato nel video uscito qualche giorno fa che si chiama Letture italiane, lo trovate sempre qui sopra nelle schede. Splendi come vita è un percorso autobiografico in cui l'autrice racconta il proprio controverso e complicato rapporto con la madre adottiva.
Mentre Il libro delle case è un romanzo che racconta la storia del protagonista Io attraverso le varie case nelle quali ha vissuto nel corso della sua vita. Accanto a questi che ho già letto, ce ne sono alcuni che mi piacerebbe molto leggere. Due li ho già acquistati, li ho già recuperati e ve li mostro subito. Il primo è Il pane perduto di Edith Bruck, edito La nave di Teseo. Questo è un libro brevissimo, molto breve, che ho intenzione di leggere proprio nei prossimi giorni e che parla di un tema importante, anche se sentito tante volte, sicuramente sì, però si parla di Olocausto. L'autrice ha vissuto attraverso anche la sua famiglia l'esperienza della deportazione in un campo di concentramento. Io capisco che tanti possano storcere il naso dicendo, ma è un tema che si sente sempre, ci sono tantissime pubblicazioni su questo, però a mio avviso è un tema di cui bisogna continuare a parlare, non si può sicuramente far finta che non sia accaduto nulla e non parlarne, quindi sono contenta che sia nella dozzina dei semifinalisti. Semmai mi dispiace che non ci siano, appunto, come vi dicevo prima, altri titoli con temi importanti presenti all'interno della dozzina, però sicuramente questo ci sta. L'altro, invece, è un libro di cui si sta chiacchierando tantissimo, è la proposta di Bompiani ed è L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito. Vi voglio dire una cosa in tutta sincerità, perché io sono sempre stata molto sincera qui sul canale, io non ho idea di cosa parli questo libro e non ho avuto voglia di documentarmi prima di girare questo video perché questo è uno di quei libri che mi ha ispirato prima ancora che si cominciasse a vedere molto in giro. Mi ispira il titolo, non tanto la copertina, perché io in generale sono poco attratta dalle copertine, tranne in qualche raro caso. Ma il titolo mi chiama molto e siccome ho questa sorta di richiamo intuitivo, non voglio alcun tipo di spoiler o di suggestione, voglio tuffarmi dentro questa lettura senza avere completamente idea di che cosa parla. A me piace anche non leggere la quarta di copertina, non so se a voi capita pure, fatemelo sapere se vi capita, e così proprio tuffarmi dentro completamente ignara di qualsiasi cosa. C'è poi un sesto libro, siamo al sesto, siamo al quinto, perdonatemi, non mi ricordo. Comunque c'è un altro libro che sicuramente leggerò, non l'ho ancora recuperato, ma ho intenzione di farlo, ed è Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti, il candidato Mondadori, nonché il più papabile al momento, quello che è più quotato. Io vorrei leggerlo perché a me Teresa Ciabatti piace come autrice, ho letto altri suoi scritti, devo dire che probabilmente è l'autrice, quindi scrittrice, donna italiana contemporanea che incontra più il mio gusto, ha un taglio abbastanza legato appunto alle tematiche della famiglia, però comunque con dei risvolti autobiografici, così come il caso di Sembrava bellezza, in cui parla della sua esperienza come scrittrice e riflette anche sul tema delle cose che durano poco, quindi la durata limitata delle cose e degli eventi. C'è un altro titolo che mi incuriosisce in questa dozzina ed è forse quello più atipico fra i vari titoli proposti e si tratta di L'anno che a Roma fu due volte Natale di Roberto Venturini, edito SEM. Perché vi dico il titolo più atipico? Perché qui siamo davanti ad una storia che ha del grottesco e del surreale. La protagonista si chiama Alfreda, è una donna anziana, un'accumulatrice compulsiva, che ad un certo punto comincia a sognare Sandra Mondaini, la quale si lamenta del fatto che la propria salma non si trovi vicina a quella del marito Raimondo Vianello. Pertanto Alfreda decide di imbarcarsi in questa impresa, andare a trafugare la salma per riconsegnarla al luogo in cui desidera stare per l'eternità. Ecco, qui siamo davanti a qualcosa di completamente diverso, perciò un po' mi stuzzica proprio la varietà rispetto al resto. Ci sono poi una serie di altri titoli che mi incuriosiscono, ma fino a un certo punto. Uno di questi è Carapace di Lisa Ginzburg, che è l'altra proposta di Ponte alle Grazie. Questo è un altro caso particolare perché, se ci fate caso, in questa dozzina ci sono dei rappresentanti unici per ogni casa editrice, mentre Ponte alle Grazie è l'unico caso che è presente con due titoli. Uno è Splendi come vita, che vi ho fatto vedere prima, che ho già letto, e l'altro appunto è Carapace di Lisa Ginzburg.
Situazione alquanto singolare anche perché rispetto ad altri editori più grandi come Bompiani, come Feltrinelli e Einaudi stessa, insomma, Fontelegrazia è comunque una casa editrice un po' più piccola. Scelta particolare. È anche particolare il fatto che Carapace sia un titolo che per molti versi mi richiama Borgo Sud, perché qui abbiamo per protagoniste due sorelle che subiscono un duplice abbandono. Prima vengono abbandonate dalla madre, che lascia praticamente la famiglia, lascia il marito, però di conseguenza lascia anche le figlie. Dopo un po' di tempo il marito non riesce a far fronte alla situazione e anche lui lascia le due figlie che si ritrovano a dover gestire la solitudine, gestire questa improvvisa età adulta subentrata senza che loro lo avessero richiesto, quindi il tema appunto dell'abbandono e il tema del rapporto tra sorelle che è centrale in Borgo Sud. Mi sorprende il fatto che all'interno di questa dozzina ci siano due libri che abbiano dei temi così tanto simili. In fondo, per questo un po' mi incuriosirebbe leggere questo libro della Ginsburg per capire quali sono i motivi per cui ci sono due libri apparentemente così tanto simili all'interno di una lista dello Strega? Gli ultimi quattro invece sono quelli che mi chiamano proprio meno in assoluto. Uno è Due vite di Emanuele Trevi, edito Neri Pozza, libro che probabilmente andrà a finire nella cinquina finale, io immagino che sia così, anche perché Emanuele Trevi è uno dei più portati fra gli scrittori selezionati per questa dozzina. Due vite è un libro che racconta, come dice il titolo, le vite di due scrittori italiani che sono Pia Pera e Rocco Carbone, scomparsi non troppo tempo fa e legati fra loro da un'intensa amicizia. Quindi in questo romanzo l'autore ci racconta le vite, i caratteri, le personalità di questi due scrittori, ma soprattutto si sofferma sull'amicizia fra loro. Questo è quanto ho capito. In realtà non mi ispira granché. Per dirvelo proprio di pancia, sinceramente, ma se dovesse andare a finire in cinquina, magari lo leggerò, però non è fra le mie priorità, così come gli altri tre. Adorazione di Alice Urciolo, edito 66 and Second, una bella scelta per quanto riguarda la casa editrice, è una casa editrice non particolarmente grande, ma che propone dei titoli interessanti in Italia. Alice Urciolo è una sceneggiatrice, fra l'altro una delle autrici italiane di Scam Italia. E in questo romanzo, intitolato appunto Adorazione, parla di rapporti fra adolescenti, un'estate, rapporti importanti che cambiano, che segnano il cambiamento, l'ingresso nell'età adulta. Non mi ispira perché mi sembra un po' quella storia d'adolescenti che diventano grandi in questa famosa estate che determina lo stacco netto rispetto al passato, insomma, un po' sentita questa cosa e quindi non mi ispira tanto, magari è un bellissimo libro, però in questo momento non mi ispira tanto. Sono anche poco chiamata da La casa delle madri, edito Terra Rossa di Daniele Petruccioli o Petruccioli. Io chiedo infinitamente perdono e spero che un giorno l'Accademia della Crusca imponga in Italia l'inserimento degli accenti nei cognomi, perché così smettiamo di sbagliarli tutti e smettono di sbagliare pure il mio, che me lo sbagliano sempre. La casa delle madri, anche qui, ha per protagonisti due fratelli, in questo caso due fratelli gemelli, è una serie di situazioni che devono affrontare. Io non so perché gli autori italiani ultimamente con i fratelli ci insistono così tanto. In realtà sapete perché non mi ispira molto questo? L'ho visto in libreria e qua sono frenata dalla mia solita paralisi relativa al carattere di stampa praticamente illeggibile. Lo trovo, insomma, proprio, sapete, a tatto, mi sono trovata questo libro fra le mani, questo testo molto denso, poche interlinee, tantissime parole dentro la stessa pagina, e è un freno un po' scoraggiante per me. Capisco che non si può giudicare un libro soltanto da questo aspetto, però l'esperienza di lettura deve essere confortevole e se mi devo fare gli occhi così per cercare di capire e decifrare che cosa c'è scritto, io sinceramente non lo so, non. L'ultimo, infine, era uno dei più attesi fra i libri pubblicati in Italia quest'anno ed è Le ripetizioni di Mozzi, edito Marsilio.
Giulio Mozzi è uno scrittore di racconti abbastanza conosciuto in Italia, arriva con questo romanzo, che poi è un romanzo a quanto ho capito abbastanza particolare, talmente particolare che io non sono capace di riassumervelo, ve lo giuro. Ho cercato di capire la trama di questo libro leggendo delle presentazioni, leggendo anche quello che c'è scritto sul sito della casa editrice e altre cose, ma io non riesco a riassumerlo in poche parole e non ho capito effettivamente di che cosa parla. Forse perché ha una struttura particolare e di conseguenza poi riassumerlo con poche parole diventa quasi restrittivo, non esaurisce la ricchezza del testo, magari anche questo, però io non ho capito di che parla questo libro, quindi non lo so. Quindi non lo so, non posso dirvi altro, non posso dirvi altro perché non l'ho capito nemmeno io. Questa è un po' la situazione al momento riguardo i 12 semifinalisti, quello che ne penso io, come ho intenzione di approcciare la cosa. Mi farebbe piacere sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se avete intenzione di seguire il premio, se vi ispira qualche titolo che invece io ho messo un pochino da parte, se avete già anche dei pronostici su quello che succederà, se vi interessa saperlo, se ci state dietro, insomma, scrivetemi nei commenti perché a me fa sempre piacere confrontarmi con altri lettori, altre lettrici, insomma, questo è uno spazio comune di confronto, di conversazione. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine del video, vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo martedì qui sul canale con un prossimo appuntamento. Ciao!